In diretta da casa Fulz semideserta a causa della quarantena, il primo indimenticabile straordinario quarantena streaming. Quarantena, siamo tutti in quarantena. Siamo qui, siamo noi la tua medicina, siamo meglio della mucchi, provaci e vedrai, tu sorriderai. Grandi signore e signori, contro il logorio dei virus moderni, quarantena streaming, il primo varietà a distanza della storia dell'umanità. E vogliamo cominciare augurando a tutte le donne che sono in ascolto una buona festa delle donne. Non sono mimose ma sono gialle, questo è per voi. Vi rendete conto ragazzi? Stiamo facendo la storia. Stiamo facendo la storia, questa è la nostra prima volta. Siamo come dei verginelli che lo stanno facendo per la prima volta. Lo sappiamo che siete tanti ma non vi possiamo sentire. Quindi se volete interagire con noi potete scriverci nei commenti della diretta, oppure potete scrivere o mandarci dell'audio al numero WhatsApp che fra poco vedrete in sovrimpressione. Eccolo qui, sta arrivando! Lo trovate in descrizione! Signori, come tutto il pubblico di Casa Fulsa bene, qua sarete voi a dare un valore a ciò che faremo, a dare un valore allo sforzo che stiamo facendo per voi e per noi. Quindi trovate nella descrizione il nostro account Satispay e il nostro cappello digitale sulla piattaforma Produzioni dal Basso. Tutto incluso nel biglietto, senti il movimento! Quarantena, siamo tutti in quarantena, che tu senza la quarantena, tu non mi sperai. Siamo noi la tua medicina, siamo meglio della mucchi, provaci e vedrai che tu sorriderai. Benvenuti! Benvenuti ragazzi! Benvenuti a Casa Fulz! Benvenuti signore e signori, Oreste Forestieri! Michele Salituro! E poi ci siamo noi! I Fulz! Roberta Canina e Luigi Orfeo. Dall'altro lato di questo telefono ci sono Giorgio Tedesco, Emanuela Andrini, Francesco Romanini, Alan e Dario Benedetto. E ora iniziamo ragazzi. Ecco, alzo un pochino. Così va bene. Ci sentite bene? Che dite? Scrivetecelo, si sente? Benissimo. Perfetto. Buonasera, signore! Buonasera, signori! Buonasera, signorina! Buonasera, signorina, buonasera! Siamo costernati di dover ammorbare? Sì, gentil platea, con il nostro sproloquiare! Ma la tentazione è troppo forte! Con una risata scacceremo la morte! In questi giorni di quarantena? La follia si scatena! Ma noi che folli già lo siamo! E in questa gabbia ci rinchiudiamo! E la rete utilizziamo! Perché soli ci sentiamo! Siamo online in compagnia per uscire dall'agonia. Un sorriso e tutto passa, come se mangiassi della pasta con la glassa. No, scusate, scusate, ma questo che c'entra adesso? È che ho un certo languorino. Oh, ma che simpatico, ma che carino. Ma continuiamo con la rima? No, fosse per me io smetterei quanto prima. Oh, ah, ci siamo ricascati, che tragedia. No, su, dai, riprendiamo la nostra commedia. La tragedia è l'attualità e noi ne parliamo con puntualità. E a proposito di novità, ma come non parlare del virus, questo qua? Ah! Ma questo corona è una tragedia! Oh, che tragedia! Ma son brevi? Corte, corte! Son sagaci, sono acute? Son tragedie in due battute! Popolarità online. Un uomo, sollevando lo sguardo dal suo smartphone. Oh! Come colpito da un lampo di genio. Ai! Ma
se prendo il coronavirus e starnutisco in pubblico? Si domanda incuriosito. Divento un influencer? E tu? Quando hai influenzato qualcun altro? Faccelo sapere con un messaggio. Attualità domenicali. C'è una fila allo sportello dell'ufficio turistico di una città qualunque, in un villaggio qualunque, in un paese qualunque, in una regione qualunque, ma in Italia. L'ignara signora in coda parla al signore. Mi scusi, ma il carnevale? Sospeso. La messa? Sospesa. Ah, e il cinema? Chiuso. Il museo? Chiuso. Il teatro? Chiuso. Ma questo è un ammucchinamento! Dipendenze all'angolo di una strada in piena notte. Due loschi individui si aggirano con fare sospettoso. Oh, che poi? Cocaina? No. Marijuana? No. Hashish? Amuchina. Prese di posizione la studentessa della Bocconi, seduta nella sua cameretta con fredda determinazione. Basta, basta con questi allarmismi. Hashtag aprite Milano. Si sono presentati in 300. E voi, quando è che vi hanno... No, vabbè, niente. Signore e signori, qui facciamo di tutto. Giustamente ci avete fatto notare che non rispettiamo la distanza di sicurezza. Noi ci siamo uniti di metro, così da ora in avanti stiamo a distanza di sicurezza. Ma ora, signori, permettete solo un secondo di pubblicità. Bentornati dalla pubblicità, questi sono dei piccoli momenti che domani spereremo di riempire con degli sponsor che tutti ci stanno anche accalcando fuori questa porta. Ma ora scusate se devo parlare di dolore, parlerò di dolore perché ho male quanto male. Un bacio innanzitutto a tutti quelli che ci stanno guardando in diretta, ciao ragazzi, madonna quanti siete! Io ho male, molti lo sanno che ho male, ho un dolore inenarrabile, ho dolore, Don Michele mi aiuti, io sono addolorato, io sono... Hai male? Un attimo solo, ecco qua, sì ho male, ho male, ho male. E dove ti fa male? Alla gamba? Ma quale gamba, Don Michele? Alla spalla? Ma quale spalla, Don Michele? Alla coscia? Ma quale coscia, Don Michele? Io ho male! Ma ho male al cuore! Pigliate una pastiglia! Oh, ma c'è via una pastiglia! Una tutta la scatola ti devi pigliare! Mi devo pigliare tutta la scatola! E pigliamoci una pastiglia! Una pastiglia contro questa fobia per il quarantena streaming! Prego, maestri! Io cammino ogni notte, io cammino sbagliando, e non chiudo mai l'occhio, non piglio mai il suono, non bevo il caffè. Vada cocca, sienta a me, vada cocca, sienta a me. Una persiana che sbatta, un lampione che lucia, e l'umbriaca che dice, bascia la porta, ma la punce. A tre mesi non dorma più, la bocchella vorrei scordare, gente di città ma come già fa. E a questo punto di solito dal vivo siete voi che cantate il ritornello con me. Fateci un audio e mandatecelo su WhatsApp così vi sentiamo cantare. Signori! Pigliate una pastiglia, pigliate una pastiglia, sienta a me. Ma fa dormire, ma fa scordare il mio dolce amore. Pigliate una pastiglia,
pigliate una pastiglia assieme a me. Ma passati come una baciata che mi leva il cuore. Tinte e vetrine tutte farmacista. Ciste. La vecchia camomilla ha dato il posto. Posto. Alle maline glicero fosfato bromo televisionato grammi 003. Pigliate una pastiglia assieme a me. Quanti fagioli ci sono nel barattolo? Se lo sai, puoi scriverci a Casa Fulsa a questo numero e mandarci le tue supposizioni. Piccoli momenti di ironia su sanità e amore. Io in amore e in medicina sono sempre stato sfortunato. Pensate che da bambino, quando giocavamo al dottore, alla malata, a me facevano guidare l'ambulanza. Una volta sono perfino scappato da una sala operatoria e quella l'infermiera continuava a dirmi: ma non si preoccupi, ma è una cosa facile, ma stia tranquillo. Ma parlavo con chirurgo. Io da quando sono rimasto solo, senza fidanzata, io sono sempre eccitato, io ve lo devo confessare, sono sempre arrapato, sono sempre in tiro, sono sempre pronto, tant'è che mi sono fatto vedere e ho detto: dottoressa, la prego, dottoressa, mi salvi, io sono sempre eccitato, io vorrei fare l'amore continuamente, la prego, mi dia qualcosa! 1.000 euro vitti alloggio le vanno bene? Ultimamente mi sono tolto anche una soddisfazione, ho chiesto al mio medico: dottor, scusate, ma com'è che ogni volta che mi visitate ci avete una supposta sull'orecchio? Umaron! E la penna dove te l'ho messa? Quanti fagioli ci sono nel barattolo, l'avete capito? Tinto scura una gatta, ma sta canna è una sarda. Doce doce, ma guarda se struscia mia greffa. Sienta a me batta cucca, sienta a me batta cucca. Sono ciucce di annetta, carregate d'amore. Casa tira stu coro che cerca la felicità. Fate in miso, non dorme più, una fucchella vorria scurda, gente dicita, ma come già fai? Piglia la pastiglia, piglia la pastiglia, senta a me! Ma fa scurda, il mio dolce amor! Pigliate la pastiglia, pigliate la pastiglia, senta a me! Ma fa santì come un gran pascià che mi neve al cuore. Tinte e vetrine, tutte farmacista. Cista! La vecchia camomilla ha dato il posto. Posto! Alle maline glicero fosfato bromo televisionato di DT bicarbonato, una custata fiorentina, mortadella e due panini, uno mezzo di trevino, un caffè con caffeina, grammi 003! Piglia la pastiglia! Nospe! Piglia la pastiglia! Nospe! Piglia tutta la scatola, senta a me! I Varietilli! Pensate, Varietilli è uno spettacolo che se Casa Fulsa fosse aperto sarebbe programmato qui! Ma siamo chiusi! Siamo chiusi! Arriveranno tempi migliori nel frattempo! Ragazzi, ci state inondando qua, con il numero di fagioli! WhatsApp è impazzito! 123 fagioli! 300, ci sono, aspettate, un audio, vediamo l'audio! Piglia assieme a me! Oh, aspetta, c'è l'audio! Ah, state cantando, state con, cantando noi. Con noi, grandi, grandissimi. Gruppo di ascolto, addirittura. C'è guardate, un gruppo di ascolto. Abbiamo testimonianze, ciao, fai ciao, vedere la foto. Che bello. 400. Cioè, non si legge niente, Emanuela, da quel canale. Manuela ci sta cercando di comunicare qualcosa, ma forse che siete tanti. Siete 167 in questo momento online. Grazie. Siamo più online che quando abbiamo il teatro. Ragazzi, però ricordatevi che noi qui lo stiamo a fa gratis. Se volete sostenerci, potete sostenerci attraverso il cappello online, attraverso Satispay, attraverso PayPal.
attraverso quello che vi pare. Quello che vi pare. Direi che è giunto il momento. Sì. È giunto un momento catartico. Momento catartico, io vorrei ringraziare intanto i vari Tilli, Oreste e Michele, vi congedo volentieri. Tutti gli uomini, lasciatemi il palco, perché è un momento catartico, appunto. Abbiamo un ospite straordinario, un ospite abitué di Casa Fools, che quindi non poteva mancare in questo nostro primo varietà online. Stiamo parlando di Dario Benedetto. Ora so che fremete dal battergli le mani, ma siccome non possiamo sentirvi, vi ricordo di continuare a interagire come state facendo, perché vedo un sacco di messaggi che stanno arrivando. Potete continuare a interagire sulla diretta, oppure scrivendoci su WhatsApp con un audio o con un messaggio di testo. Ecco qui il numero di Casa Fools. Ora dovete sapere che Dario in realtà è scappato di casa. Quello tiene due figli, è due settimane che è rinchiuso, murato, e sarà ancora lunga, ancora almeno un mesetto. Dario, tieni duro, nel frattempo vieni qui da noi a Casa Fools, Dario Benedetto! Grazie, mantieniamo le distanze di sicurezza. Sì, volevi baciarmi? Sì, ma soltanto virtualmente, diciamo. Facciamo così. Ok, mua, mua. Perfetto Dario. Grazie. Molto bene, il palco è tuo. Grazie, buonasera, buongiorno, angoscia, depressione, crisi sul futuro, incertezza di tutti i tipi, e questa era la mia vita. Per quanto riguarda invece il coronavirus, ho notato che in questi giorni la parola fiducia sta andando un po' in crisi. Quindi ho pensato, come può essere definita questa parola fiducia? E mi è venuta in mente una cosa che mi è successo quando ero un ragazzino. Io ho una sorella più grande e quindi ho avuto la fortuna di sfogliare delle riviste che erano soltanto per femmine in età preadolescenziale, ok? A quell'epoca, negli anni 90, i maschi andavano nell'edicola e compravano le figurine dei calciatori, o almeno gli altri maschi, perché non compravo assolutamente nulla. Le femmine andavano in edicola e compravano una rivista che si chiama Cioè. Ora, per chi non ha mai visto Cioè, ve la spiego subito. È una rivista molto piccola dove dentro ci sono delle interviste, delle foto a degli attori, cantanti, bellocci. Immaginate tipo un Leonardo DiCaprio molto giovane. E dentro c'è una rubrica importantissima che si chiama La posta del cuore, ok? Dentro questa posta le ragazzine scrivevano delle domande esistenziali in quell'epoca preadolescenziale, del tipo: ho dato un bacio sul naso al mio fidanzato, sono incinta? Ok? E un giorno leggo di una certa Sonia che scrive questa cosa: cara redazione di Cioè, mi è finito inavvertitamente un croccantino del gatto proprio lì. Mi consigliate di toglierlo? Sonia, la domanda nasce spontanea, e cioè, come diavolo è finito un croccantino di un gatto in un luogo dove non ci dovrebbero essere dei croccantini? Ok, quindi scartiamo delle ipotesi. La prima è questa. Sonia chiama Fufi durante l'ora di pranzo, versa il croccantino nella ciotola, accarezza Fufi che lui intanto prende un croccantino, lo annusa e dice: odore intrigante, forma interessante, non c'è nessuno in casa. Ok, questa è un'ipotesi assolutamente non plausibile. Quindi rimane questa, e cioè che Sonia abbia volontariamente messo i croccantini in quella zona con la speranza che Fufi andasse lì ad assaggiare, leccare qualche cosa. Ma i gatti, che hanno tutti i difetti del mondo, ma non essere stupidi, avrà subodorato qualche cosa, si sarà avvicinato, avrà messo la boccuccia lì e con la zampetta avrà detto fiu. Ok? Questa è l'ipotesi più plausibile. Sonia sarà andata dai medici? Avrà chiesto consiglio ai suoi genitori? No! È andata dal tabaccaio, ha comprato una lettera, un francobollo, una ottima busta, è tornata a casa, avrà detto: mi siedo con una penna e un calamaio, anzi forse non mi siedo perché è una zona un po' troppo sensibile, e ha scritto alla redazione di Cioè, ok? È andata nella cassetta delle lettere, un posto sempre perennemente devastato, ha aspettato giorni, settimane, mesi, e sul letto di ospedale una sua amica gli avrà portato il giornale, lei avrà letto la risposta con su scritto: toglilo immediatamente o morirai di setticemia. Sonia, sorridendo, ha tirato l'ultimo sospiro, è morta felice. Quindi,
Se questa non è fiducia, mi dite che cosa diavolo è? Quindi, signori, abbiate fiducia nella sanità, nelle istituzioni e non per ultimo nella cultura. E soprattutto seguite l'hashtag non fate come Sonia, ok? Un saluto a tutti. Ciao! Dario! Come Sonia! E in questo momento bisogna dire che ciascuno si prende le proprie responsabilità. Noi avremmo potuto con dei truschini anche aprirlo, questo teatro, per poche persone, per pochi intimi. No, signori, questo non è il momento della furbizia, questo è il momento della responsabilità. Quindi, signori, vogliamo condividere con voi quello, i messaggi che ci stanno arrivando. Allora, signori, il telefono è bollente. Intanto vorrei ringraziare e salutare tantissimo gli amici che ci stanno ascoltando dalla Francia. Ah, oui. Ciao! Un coucou pour les Français, merci de nous écouter. Ma qu'est-ce que vous comprenez, quelle que dici? Ah, je sais pas ce que vous comprenez, mais vous êtes là, merci, merci. Et voilà, Sophie. Anche dalla Puglia, tante buone cose. Oh, Pugliese, amici. Je cherche la fidanzate française. Allora, abbiamo Anna da Verona, grazie che ci manda delle foto. Il telefono è impazzito, è pieno di messaggi. Ragazzi, bisognerebbe adesso poi dire qual è il numero dei fagioli. Sì, state impazzendo tutti sul numero dei fagioli. Vogliamo tenervi in sospeso, ma presto, presto vi daremo notizie. Diremo il numero magico. Vorrei solo dare un chiarimento a chi sta cercando di donarci, di farci una donazione. Grazie mille. Allora, vi ricordo che potete farlo con Satispay cercandoci come Casa Fools. Ed è uno. Se invece andate sul nostro cappello online, sul sito Produzioni dal Basso, e trovate il link nella descrizione di questa nella diretta, nella descrizione del video. Comunque basta cercare su Produzioni dal Basso quarantena, quarantena streaming, siamo noi. C'è il link nella descrizione. E lì potete pagare con PayPal, potete fare con carte bonifico, venendo tutto, portandoci tutto, delle sacchettate. Sentitevi di liberi! A distanza! Sempre. Ma ragazzi, mi sta squillando il telefono. Ti sta squillando il telefono? Sì. Ma com'è possibile? Abbiamo una telefonata, cioè, in diretta. Ma scusa, siamo a teatro e tieni il cellulare acceso. Ma tanto c'è il pubblico. Sì. Ah! Signori, scusate. Abbiamo Frau Ethelfeis. Sei bloccata. Il video è in pausa. Riprendi il video. Sei bloccato il video. Sì. Eccola. Salve signora! Ciao! Benvenuta dalla Svizzera! Allo! Ma oddio mio! Cosa sta bevendo? Come sta? Cosa sta bevendo signora? Cosa sto bevendo? Birra! Esattamente birra! Ma che cosa? Ma in Svizzera tutto bene? Tutto benissimo, noi tutto under control, we have kein problem! Ma scusi, sì, ma non ha sentito del problema internazionale, del coronavirus? Ya, coronavirus, ya, aber qui non arriva, abbiamo frontiere molto alte, no problema, ma cosa sta facendo, scusi? Cosa fa, signora? Signora Edelweiss? Come si dice, sto ammaestrando mosche. Come ammaestrando mosche? Per fare cosa? Cosa sta facendo con quel frustino in mano? Perché mosche fanno massaggio a mucche per fare latte ricco, la nostra ricca mucche, e poi guarda, abbiamo formaggio con mucca che ride, e poi latte di mucca fa cioccolato perfetto, e quindi siamo tutti contenti, fuori da virus. Ma io mi ricordo... Oddio, mi fa paura. Signora... Signora, mi scusi, ma io mi ricordo, lei aveva comunque, come dire, un amore verso l'Italia, una passione, ma non tornerà a trovarci? Non tornerà più in Italia? Italia è fuori confini, Svizzera! Non è il mio problema più! Ma sì, qui siamo in pericolo, ma lei non ci può dare una mano? Si venga a sostenerci, signora! Dobbiamo starci vicini! No, vicini non è possibile, noi svizzeri non abbiamo sempre molto lontano, non un metro come casa vostra. Mio vicino abita 8,5 km. 8,5 km? Bene, signora, allora adesso ci allontaniamo anche noi da lei. Grazie. Perché è un po' pericolosa. Sì. Grazie, signora Elvezia. Molto bene. Tanta salute, tanta salute. Nel frattempo voi continuate a pensare, quanti sono i fagioli contenuti in questo barattolo? Oh, comunque volevo dire, finalmente qualcuno che ha notato il mio completo. Grazie mille Cindy per i complimenti. Signori, ma siamo pronti per la ultima parte del nostro show. A voi ancora Stefano e Roberta! Maestri, musica! Pa, 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 pa.
virus. Un virus! Un altro virus! Ma, amico mio, che cosa ti succede? Ti vedo un po' provato! Ho avuto un attacco di antibiotici! Intimità! La camera da letto! Oh! Luci soffuse! Fragole! Panna! Lei languidamente. Oh, caro, lo sai, mi eccitano gli uomini pericolosi. E a te, ti piacciono gli uomini pericolosi? Eh? Confidenze tra amiche. La prima amica. La seconda amica. Tesoro, lo sai? Ho trovato l'uomo della mia vita. Ah, davvero? Sì. E com'è alto? Basso. Grasso? Magro. Biondo? Moro. Ah, e quanti anni ha? Oh, sulla quarantena. L'esperto. In questi tempi di incertezza, la parola di un esperto può fare la differenza. Ed è per questo che oggi con noi abbiamo l'esperto che ci spiegherà la corretta prassi per lavarsi le mani. Il nostro esperto Ponzio Pilato. Siamo giunti verso il finale della nostra prima diretta streaming, il nostro primo quarantena streaming. Ma prima di lasciarvi vorremmo ricordarvi alcune cose. Signori miei, noi siamo chiusi anche per scelta, siamo chiusi per rispettare la nostra sicurezza e la sicurezza vostra. Siamo chiusi perché siamo tutti nella stessa barca, i forti e i deboli, quelli che hanno ancora uno stipendio e quelli che hanno perso il lavoro. Noi siamo tutti quanti insieme e per una volta proviamo a ragionare da comunità. Questo non è il momento dei furbetti, insieme non possiamo stare, non ci possiamo aggregare, ma possiamo comunque sentirci vicini. Noi siamo teatranti e senza pubblico non serviamo a niente, ma a qualcosa possiamo ancora servire, a essere il vostro antidoto contro la tristezza, contro le depressioni, procacciatori di risate, perché ridendo, se ci riusciamo, dimostriamo di essere vivi. E per questo presto saremo di nuovo qui. Di nuovo qui, di nuovo con un live streaming, con un nuovo spettacolo. Abbiamo già un sacco di idee, tra cui alcune pubblicità e anche il gioco del fagiolo che si evolverà. Ah, certo. Grandi evoluzioni dei fagioli. Ma mi raccomando, se vi sta piacendo quello che facciamo, condividete, invitate altri amici a seguire queste dirette. E potete rivedere questo video tutte le volte che volete. Se oggi siamo tanti, la prossima volta possiamo essere molti di più. Sì, e passerà come sempre il nostro cappello virtuale, perché quello che abbiamo fatto in qualche modo ha valore per te quanto. Ma ora, signore e signori, chiamiamo i nostri amici Varietilli. Eccoli qua. E concludiamo il nostro show. Musica maestro. Quarantena, siamo tutti in quarantena, che tristezza la quarantena, tu non disperare. Siamo qui, siamo noi la tua medicina, siamo meglio della mucchi, prova ce vedrai, il muso ti vedrai. Stefano Sartore! Roberto Alcalia! Luigi Alfeo! Grazie ad Alan! Francesca! Vieni. Emanuela! Emanuela! Giorgio! Venite tutti! Venite qua! Venite qua! Venite qua!
fagioli. Siamo soli!